La Castellano Udas torna al successo nella decima giornata del campionato di Serie C nazionale, battendo al Valle di Leo per 87 a 56 il Castellammare di Stabia. Gara sulla carta tecnicamente facile per i biancazzurri di Matteo Totaro, che schierano il solito quintetto: Ionicas, Serazzi, Liguori, Martone, Dinanni, mentre coach Zurolo si affida a Incarnato, Muscolo, Donnarumma, Somma, Marino. Avvio equilibrato con il primo mini break ospite 4-7, poi Ionicas e Martone a tamburo battente con Falcone e Liguori a presidiare la difesa con costanza e a chiudere il primo quarto 19-11. Avvio a rullo compressore per i padroni di casa nella seconda frazione ed il divario tecnico è evidente, ma sarebbe folle non dire che gli ospiti, nonostante sia una squadra giovane, si batte con orgoglio mettendo in evidenza il suo reparto di giovani che comunque può solo migliorare a dispetto della situazione di classifica ed è fra le impostazioni della società stabiese ad avvio della stagione. La gara scivola tranquilla e come sempre in questi casi la rotazione fra titolari ed under si rivela utile per saggiare il campo per i giovani della prima squadra, fra cui Antonio Cristiani che mette a referto 5 punti personali, tripla compresa, e Giuseppe Sciusco, Cirignolani Doc che danno il loro piccolo contributo unitamente a Jacopo Mennoni ed al solito roccioso di Nanni. Adesso una intensa settimana di allenamento per approvare al meglio prima la difficile trasferta di Potenza domenica prossima, KO Anardò per 90-46, e poi il big match del 7 dicembre a San Severo contro l'Allianz capolista che vince nelle finali a Trani in rimonta per 64-61.